Ci stanno arrivando tantissimi messaggi su obbligazioni high yield, ovvero ad alto rendimento. Quindi abbiamo investitori che ci stanno contattando chiedendoci cosa ne pensiamo di alcune obbligazioni emesse principalmente da società, chiaramente da società, che offrono un rendimento, una cedola molto alta, molto importante e che sono intenzionati a comprarla. Quindi oggetto del video di oggi voglio parlare delle obbligazioni high yield. Innanzitutto per chiarire un po' le idee, perché mi sembra che qua qualcuno non abbia ben chiaro in che cosa sta investendo, e quindi partiremo sicuramente dal rischio. Quindi queste obbligazioni ci abbagliano dal punto di vista del rendimento? Sì, ok, ma qual è il rischio che magari non vedo? Spiegherò poi brevemente come funzionano, quindi il perché questo rendimento è così elevato. Vedremo poi che c'è anche la possibilità di eliminare gran parte, non tutto, ma gran parte del rischio legato a queste obbligazioni, e spiegheremo come. E lo faremo entrando nel dettaglio, andando ad analizzare tre ETF che vi piacciono tanto. Quindi faremo un'analisi di tre strumenti finanziari che investono in questa tipologia di obbligazioni. Ciliegina sulla torta non finisce qua. Alla fine diciamo la nostra, quindi, ma alla fine high yield sì, high yield no, e soprattutto vi anticipo già che la risposta che darò sarà soprattutto sulla base del momento storico che stiamo vivendo. Quindi mettetevi comodi, prendete carta e penna che si parte. Prima di partire però vi devo assolutamente ricordare un evento incredibile, pazzesco, pieno di contenuti. L'abbiamo chiamato Metodo Io Investo, sarà un webinar gratuito e riservato solo per voi che vi registrate in questo momento. Trovate qui sotto un link per registrarsi al webinar Metodo Io Investo. Parleremo di come stiamo gestendo, di qual è la metodologia di investimento che stiamo utilizzando con i nostri oltre 3.000 clienti che già stanno guadagnando in termini assoluti da quando hanno iniziato la consulenza con noi oltre 37 milioni di euro, che non sono patatine. Quindi mi raccomando, vi aspetto 29 maggio, ore 21, mi raccomando, presenti, puntuali. E se siete interessati a questi argomenti, non potete non iscrivervi al canale cliccando sul tasto iscriviti qui sotto, potete rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Tornando a parlare delle obbligazioni high yield, iniziamo con la breve definizione, piccolina, so già che lo sapete: obbligazioni high yield, cosa vuol dire in italiano? High yield vuol dire alto rendimento, quindi sono delle obbligazioni, quindi l'obbligazione è un prestito che io faccio tendenzialmente su questa tipologia di obbligazioni. Dall'altra parte c'ho delle aziende, quindi ho delle aziende al quale io presto dei soldi in cambio di una remunerazione periodica, che tendenzialmente è la cedola, per una determinata durata, e alla fine, quindi alla scadenza di questa obbligazione, mi verrà ritornato il capitale che io ho prestato. Quindi, detto così, tanta tanta roba, tanta bella roba. Chiaramente dobbiamo anche ricordarci come la prima cosa da guardare quando vado a scegliere un investimento è il rapporto rischio-rendimento. Quindi in questo caso dal lato rendimento siamo molto spinti verso questi strumenti, ma lo dobbiamo sapere. Signori, rendimento vuol dire rischio, rendimento senza rischio non esiste, finito, a meno che, come sta succedendo adesso, abbiamo dei titoli, o meglio dei tassi tendenzialmente alti, e quindi uno riceve il cosiddetto risk free che per 10 anni non si è visto, quindi il tasso senza rischio praticamente, che oggi è tornato positivo, però chiaramente è più basso rispetto a queste obbligazioni. Quindi ci troviamo queste obbligazioni con un rendimento altissimo, e io gli dico: ho capito, ma se io ho un contratto che mi dice che la controparte mi deve versare il 7, l'8, il 10% all'anno, la controparte me lo devo versare. Assolutamente sì. Il rischio allora dove sta? È proprio, viene chiamato il rischio controparte, cioè certo che c'è un contratto, certo che la controparte te li dovrà ridare, ma se la controparte ci sarà. E qui nasce il grande dubbio, no? Perché di solito, c'è da dirlo, queste aziende non sono messe proprio benissimo, ed è così che funziona la ricerca e la richiesta di capitali. Quindi se un'azienda è virtuosa, non farà fatica a ricevere dei prestiti, quindi non dovrà neanche ingolosire i potenziali investitori con tassi di interesse elevati. Al contrario, se l'azienda è messa a maluccio, lei andrà sul mercato a chiedere soldi: mi prestate soldi? Magari ci prova il 2, magari ci prova il 3, magari ci prova il 4, ma non gli arrivano. E quindi cos'è costretta a fare? Ad aumentare il rendimento che riconosce all'investitore, chiaramente proprio perché è percepita come un'azienda rischiosa, cioè un'azienda che ha più elevate probabilità di fallimento rispetto magari ad aziende più solide. Quindi in questo caso, signori, se avete letto sul giornale, se ve l'ha detto il vostro amico, lo zio o il vostro consulente finanziario, vi
propone o vi sottopone, vi illustra questi potenziali investimenti, queste cedole incredibili, state attenti, ok? Rifatevi sempre a un professionista, meglio se indipendente. Quindi se volete inserirlo in portafoglio, se le avete già in portafoglio, se volete capire meglio come funzionano, siamo qua apposta. Vi lascio il link in descrizione per richiedere un'analisi gratuita, tutto gratuito vi diamo, quindi perché non prendere questa opportunità? Per richiederla è facilissimo, basta cliccare sul link in descrizione, compilare il form e uno dei nostri consulenti finanziari indipendenti iscritti all'albo vi contatterà per mettersi a vostra disposizione, così da, insomma, fare una bella chiacchierata educativa, spero, anzi sono sicuro, soprattutto per voi, per capire meglio questi concetti che potrebbero avere delle implicazioni positive o negative nel vostro portafoglio. Detto questo, c'è da dire che c'è la possibilità di ridurre, eliminare no, ma ridurre in modo molto importante il rischio di questi strumenti finanziari. Perché in realtà, come se parliamo di rischio di credito, il rischio di credito è uno di quei rischi che possiamo attenuare molto tramite che cosa? Tramite la diversificazione. Quindi se io vado, prendo un'unica obbligazione, high yield, alto rendimento, ci metto i miei soldini e inizio a pregare, se quell'azienda va male sono morto, se quell'azienda va bene ho fatto due soldi. Però qua sto giocando alla roulette russa, no? Quindi c'è un rischio molto importante di controparte. Come faccio a eliminare questo rischio di controparte? Come faccio a eliminare questo rischio specifico, che tra l'altro è il primo comandamento, è il primo mandato che un consulente finanziario assume verso la controparte in una logica di consulenza finanziaria? Perché? Perché è l'unico pasto gratis che la finanza offre, quindi riusciamo a eliminare il rischio senza rovinare il rendimento. Questo è fondamentale, scrivetela questa cosa, perché è un concetto fondamentale. Quindi tramite la diversificazione cosa vuol dire? Che non andrò a comprare una singola obbligazione a yield, perché se trovo proprio quella che mi fallisce domani io sono a piedi, mi sono rovinato. Se invece vado a comprare, che ne so, 10, 15, 30, 50 obbligazioni in modo diversificato, c'ho un discorso, chiaramente magari senza andare a investire tutto il portafoglio in high yield, ma solo una piccola parte. È chiaro che è una piccola parte di portafoglio diversificata su 50 emittenti, dormo sonni tranquilli? Assolutamente sì, assolutamente sì. Chiaramente per diversificare ho un patrimonio enorme dove io posso andare direttamente ad acquistare questi titoli sul mercato secondario. Occhio in questo caso all'accessibilità, occhio allo spread, occhio alla liquidità presente sul mercato, soprattutto su questi titoli, ok? Occhio. Oppure posso semplicemente comprare un ETF. Un ETF fa proprio questo lavoro, quindi di diversificare gli strumenti sottostanti, ci va a replicare l'indice a basso costo, quindi è un bel proxy rispetto al mercato che vogliamo andare ad acquistare, che vogliamo andare a investire. Detto questo, io andrei oltre e vorrei iniziare già a svelarvi, entriamo un po' nella ciccia di questo video. Andiamo a vedere tre ETF che ho selezionato per voi. Attenzione, come li ho selezionati? Prima di farveli vedere vi dico già il mio processo di selezione, che è abbastanza facile, ok? Non ho fatto niente di che, ma volevo andare a vedere insieme a voi che cosa quegli ETF che offrivano una cedola più alta rispetto a tutti gli altri. Quindi ho filtrato per il maggior rendimento da cedola di questi ETF e li ho selezionati per voi, andiamo a vederli insieme. Ecco qua il primo. Chiaramente, perché ho utilizzato questo criterio di selezione? Perché è normale, nel senso che quando c'è un investitore che si affaccia su questi strumenti finanziari è ingolosito dalla cedolona. Che poi sulla cedolona potremmo fare discorsi infiniti, anzi scrivetemi nei commenti se volete un bel video nel quale vi dimostro, non vi dico, vi dimostro perché la distribuzione è inefficiente. Quindi io Danilo Zanni difficilmente investirò il mio portafoglio a distribuzione, anche nel caso in cui dovesse aver bisogno di cedole. Poi per qualche cliente ci può stare il portafoglio a cedole, ma tendenzialmente è fiscalmente e operativamente inefficiente. Ripeto, se volete facciamo un video ad hoc, se no questo diventa un video veramente lunghissimo, facciamo un video ad hoc, scrivetelo nei commenti e sarà un piacere per me dirvi quali sono i motivi per cui la distribuzione non ci piace un granché. Bene, detto questo, andiamo a vedere gli ETF che abbiamo trovato. Vi dico già che partiamo col botto. Troviamo questo ASEAN escluso Giappone High Yield Corporate, attenzione dollari, quindi cosa vuol dire? Abbiamo delle obbligazioni asiatiche emesse in dollari ma eggiate
Esatto, un bel casino, insomma. Allora, come ETF, ripeto, non mi fa impazzire. Oh, perché sei andato a prenderlo? Lo vedremo dopo. È una grandissima cedola che distribuisce, ok? Però il TER 065, questi strumenti finanziari hanno dei TER relativamente più elevati rispetto ad altri strumenti. Perché? Perché sono magari mercati un pochettino più complessi, come vi dicevo prima, non c'è grandissima liquidità, quindi ci può stare un costo leggermente superiore rispetto magari a un governativo europeo. Ecco, detto terra a terra. Dimensione del fondo 45 milioni, che anche Just ETF ci dice attenzione, perché insomma dimensione del fondo non è poi così elevata. 45 milioni a piccolino, meglio evitare questi ETF così piccolini? La risposta può essere sì, però è importante dire una cosa, cioè signori, qual è il rischio di andare a comprare un ETF con una dimensione piccola, che può essere magari chiuso, che può essere inglobato in un altro? Sono tra virgolette dettagli, possono avere implicazioni soprattutto operative fiscali, ma anche se dovessimo essere informati, quindi acquisto questo strumento e domani l'emittente mi dice che questo strumento non ci sarà più dopo 3-4 mesi, chiaramente ti danno un po' di periodo per decidere cosa fare, lo possiamo tranquillamente vendere sul mercato e comprarne un altro, ok? Quindi non c'è il rischio di perdere tutti i soldi o cose del genere. Oh, andiamo a vedere che cosa fa questo ETF. Ce lo dice già, quindi replica obbligazioni aziendali ad alto rendimento dell'Asia, esclusione del Giappone, selezionati per parametri ESG. Ok, interessante. Parametri ESG, ambientali, sociali, corporate governance, denominati in dollari statunitense. Tutte le scadenze sono incluse, quindi abbiamo una serie di scadenze abbastanza ampia. Investment rating, investment grade. E qua già strano, perché se vado a comprare un high yield mi metti a yield e mi dici investment grade. Da vedere. È copertura valutaria. Va bene. Io qua viaggerei subito a vedere. Innanzitutto la replica. Replica fisica, perfetto, campionamento. Rischio, chiaramente abbiamo toccato a gennaio 2023 una volatilità del 20%. Oggi si sta abbassando, quindi il rischio percepito da queste obbligazioni non è così elevato. Attenzione, guardate qua, max drawdown, quindi discesa massima di questo ETF dal lancio, meno 46%, peggio di un azionario. Lo troviamo anche su borsa italiana, perfetto, non ci mette le partecipazioni, questo male. Va bene, allora andiamo a vedere il grafico. Su qua, se non troviamo qualcosa sulle partecipazioni, potremmo sempre andare sul sito dell'emittente, ok? Se andiamo a vedere massimo, allora questo è un ETF che non esiste da tanto, quindi fine 2021, e guardate il 2022, sia per un elevato rischio, sia soprattutto per un rialzo dei tassi, guardate cosa ha combinato. Aveva in realtà recuperato molto bene nel giro di qualche mese, 2023, che però era tornato a scendere, e da inizio anno sta tornando a fare qualcosa di interessante. Se andiamo a vedere in 6 mesi, per esempio, sta facendo un bel 15%, a un anno un 5% dopo un drawdown di quasi l'11%, chiaramente 3 anni non abbiamo questo storico. Insomma, è un bel peperino, occhio, perché in 3 anni siamo sotto il 25%, quindi chiaramente uno strumento del genere lo andrei a consigliare, magari lo studierei veramente bene, quindi cercherei di capire che cosa c'ha dentro, poi la ragionerei molto bene, però chiaramente una volatilità così elevata fa chiaramente paura. Però incredibile, abbiamo un rendimento attuale da dividendo dell'11,50%, che è un rendimento monster. Tra l'altro nel 2022 ha staccato un 8,19%, nel 2023 un 10,06%, e a un anno praticamente il 10,85%, quindi rendimenti incredibili. Però, ripeto, torniamo sul grafico, signori, non facciamoci abbindolare dalle cedole. Ah, guarda che roba, ho trovato questo ETF che stacca il 10, l'11%. Sì, guarda che roba è, guarda quanto rischio, guarda il drawdown che ha avuto, ok? Passiamo ora al secondo ETF, un ETF un pochettino già più utilizzato. Perché? Perché vediamo innanzitutto cos'è: USD High Yield Corporate Bond, perfetto, quindi già dal nome io capisco che investe in titoli ad alto rendimento americani denominati in dollari, quindi il gioco è presto fatto. Il TER è molto positivo, 0,20%, chiaramente a distribuzione, oggi li andremo a vedere tutti a distribuzione. Dimensione del fondo 397 milioni, ok, 397 milioni, inizia a essere un bel fondo. Partecipazione 809, vediamo se di qua ci dava il numero delle partecipazioni.
No, non ci dà neanche il numero delle partecipazioni, quindi questo dato a Just ETF manca. Benissimo, qua invece troviamo anche le partecipazioni, quindi se andiamo a vederle, eccole qua, ci dicono. Attenzione però, abbiamo anche altri paesi, interessante, quindi Stati Uniti, 55%, però abbiamo anche Canada, Cayman, interessante questo, Cayman, Regno Unito, e 38% di altre obbligazioni. Settori diversificati, qua troviamo un bel po' di obbligazioni americane. Chiaramente qua abbiamo l'ISIN, se vogliamo cercare, basta fare copia e incolla di queste, di questa ISIN su Google e ci trova l'azienda che potenzialmente andremo a investire. Ok, allora vediamo anche la descrizione. Quindi qua ci dice che questo indice replica obbligazioni societarie ad alto rendimento, liquide, e questo è importante, liquide a tasso fisso con valuta dollari statunitense. Tutte le scadenze sono incluse, ecco qua, rating non investment grade, ovvero sub investment grade, quindi chiaramente un investimento high yield, come giustamente dichiara. Spese molto molto interessanti, eccetera. Andiamo a vedere il grafico. A un anno vediamo un ottimo rendimento, un 10%. A tre anni, dopo un 2022 di sali scendi, insomma il rialzo è iniziato. A cinque anni, dopo lo svarione Covid, siamo a un 22%. Io direi, signori, niente male, considerando che abbiamo vissuto nel 2022 la più grande crisi obbligazionaria della storia. Se andiamo nel massimo storico, ETF che è nato a inizio 2018, oggi abbiamo un 44%, ma direi un ETF niente male, già molto interessante per chi volesse andare a prendere una quota di obbligazioni a yield denominati ovviamente in dollari. Altra cosa interessante è vedere i dividendi, anche qua guardate che resilienza storica ha avuto, quindi rendimenti molto interessanti: 2020 5,46, 2021 il 9,36, attenzione, 2022 il 5,45, 2023 6,22, a un anno un ottimo, veramente ottimo, 7,77%. Queste vengono staccate di solito 4 volte all'anno, quindi trimestralmente. Interessante anche questo stacco trimestrale. Chiudiamo con l'ultimo ETF, andiamo in Europa, quindi Euro High Yield Bond, 1-3 anni, già ci dà l'indicazione swap, quindi vuol dire che è una replica sintetica, della replica sintetica ne abbiamo già parlato, non è per forza un deterrente così grave. Chiaramente qua però abbiamo la dimensione anche in questo caso un po' piccolina, perché 88 milioni non è assolutamente una dimensione elevata, ma della dimensione ne abbiamo già parlato. 0,25 all'anno, buono, costo niente male. Andiamo a vedere la descrizione, replica le obbligazioni societarie più grandi e liquide, buono, interessante anche il termine di capitalizzazione, quindi di grandezza importante, denominati in euro, chiaramente con rating non investment grade, quindi sub investment grade, scadenza 1-3 anni, quindi anche qua la duration non è così elevata. Sono curioso di andare a vedere il grafico, che mi aspetto tendenzialmente positivo, eccolo qua. Quindi a un anno sto facendo un bel 6%, a tre anni siamo comunque positivi, dopo la crisi del 2022 che ovviamente ha colpito anche gli obbligazionari high yield, a 5 anni siamo comunque un 10%. Perché ha reso di meno rispetto alle obbligazioni in dollari? Perché la politica dei tassi in Europa è stata molto più stringente negli ultimi anni. Quindi se ci ricordiamo, l'America aveva già iniziato a fare un rialzo dei tassi nel 2018-2019, quindi i rendimenti erano tendenzialmente più alti. Quindi è tutta ciccia che l'ETF chiaramente si è portato a casa. Se andiamo nel massimo storico, vediamo che come volatilità non è neanche così elevato, anche se chiaramente durante il Covid e questi eventi, ragazzi, sono sempre obbligazioni a yield, però insomma dall'inizio del 2015 stiamo facendo un quasi 20%, un 17,5%, andiamo a vedere i dividendi. Dividendi, qua se vedete abbiamo qualcosa in meno negli anni precedenti, quindi il 2,89 del 2020, ma con il rialzo dei tassi stiamo arrivando anche qua a delle cedole abbastanza incredibili: 5% 2021, 4,57 2022, 7% 2023, a un anno il 7,04, perché per essere titoli europei vi direi niente male. In questo caso c'è uno stacco tendenzialmente semestrale, andiamo a vedere conferma, ad oggi è distribuzione, no scusatemi, annualmente, quindi qua bisognerebbe capire perché
negli scorsi anni abbiamo avuto un doppio rilascio. Qua ci sarebbe da capire meglio, magari sul sito dell'emittente. Bene, allora chiaramente ragazzi non possiamo andare a approfondire in modo troppo approfondito, perché sennò andrebbero via veramente ore. Magari potremmo farlo con uno di questi ETF. Quindi se anche in questo caso volete uno studio, andando proprio sul sito dell'emittente, andare a vedere esattamente le partecipazioni o andare a vedere come si comporta questo ETF, ve lo do come esercizio di stile a casa. O se no, ecco, scrivetelo nei commenti se può essere interessante. Lo vedo una cosa un po' da nerd, quindi magari non vorrei annoiarvi. Però ripeto, sul sito dell'emittente tendenzialmente riuscite a trovare tutte le informazioni del caso. Just ETF è davvero un bel agglomerato di informazioni utili, sintetiche e veramente intuitive. Bene, prima di lasciarvi, voglio fare un bel confronto di questi ETF, dirvi se ci conviene investire in questi ETF oppure no, e a livello più ampio sugli yield in questa fase. Prima di arrivare però alla fine di questo video, vi devo ricordare ancora una volta, 29 maggio, ore 21, ve lo siete segnati, vero? Mi raccomando, vi sveliamo una volta per tutte il metodo di investimento Io Investo, cioè chi utilizza la nostra SCF, Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, ad oggi la più grande d'Italia, per far guadagnare i propri clienti, ma soprattutto che ha fatto già guadagnare oltre 37 milioni di euro ai nostri oltre 3.000 clienti che si sono affidati a noi nell'arco di questi ultimi 3 anni. Quindi veramente grandi contenuti. Ci saremo io e Alessandro, mi raccomando iscrivetevi, il link è qui sotto. Sarà un evento gratuito ma riservato, quindi obbligo registrazione. Tra l'altro, per chi si registra, abbiamo già creato una serie di contenuti clamorosi, sono 3 video, uno più bello dell'altro, ovviamente solo per chi si registra. Mi raccomando, ci vediamo il 29. Ok, detto questo, confronto con i nostri bei 3 ETF. Quindi prima posizione abbiamo obbligazionario europeo, abbiamo obbligazionario americano in seconda scelta e obbligazionario asiatico, chiamiamolo così, in terza scelta. Allora, prima di differenza, al di là della geograficità, vediamo come già il primo ETF europeo 0-3 anni, quindi mi aspetto una volatilità leggermente più bassa. Lato valutario, sono il secondo, dovrebbe darci magari qualche rischio in più, perché il terzo, ricordiamolo, è coperto, quindi vedete qua copertura valutaria. Questo invece senza copertura valutaria, anche il primo essendo in euro non ci serve la copertura valutaria. Perfetto. Dimensioni direi che è il secondo, quello che ci dà una sorta di garanzia. Gli altri due un po' piccolini. Distribuzione degli utili, in realtà qua abbiamo semestrale, ma abbiamo visto anche in questo caso trimestrale, quindi anche qua bisogna andare a leggere bene il prospetto informativo. Gli altri annuale, ma anche qua io non ci metto la mano sul fuoco, proprio perché ci dava informazioni leggermente diverse. Va bene, replica sintetica fisica ci interessa poco. Costi 0,25 ottimo, 0,20 ottimo, 0,65 da rivedere. Categoria di rischio, vediamo che più o meno sono tutti sulla stessa categoria di rischio, ma la volatilità, per esempio, del terzo è praticamente doppia rispetto al primo. Quindi attenzione, non ci stiamo mettendo in portafoglio le stesse identiche cose, ok? Qua ci dicono anche le partecipazioni del secondo, le prime 10, ed ecco qua l'andamento. Quindi se noi abbiamo nell'ultimo anno un 10% in America, abbiamo un 6,32% in Europa, abbiamo comunque un buon 5,91 anche in Asia. Da inizio anno l'Asia vince su tutti, ma negli anni precedenti guardate che disastro. Quindi il 2023 comunque i primi due ETF hanno chiuso con delle performance molto interessanti, il terzo invece ha sbragato, così come nel 2022 i primi due si sono comunque difesi in una grandissima crisi obbligazionaria, soprattutto il primo con una duration molto bassa è riuscito ad attenuare la sensibilità sui tassi. Le obbligazioni asiatiche invece, anche per la situazione Asia, che non è proprio delle migliori in questi ultimi 3 anni, ha pagato pegno. Quindi anche in questo caso, se andiamo a vedere la volatilità a un anno, purtroppo le obbligazioni asiatiche non hanno grande storico, quindi anche questo ulteriore deterrente per pensare un acquisto su questo ETF. Sulle altre vedete come l'ETF europeo mantiene una volatilità veramente costante e resiliente. Occhio, anche in questo caso il 6,62 dell'ETF americano può venire da un momento in cui il rischio non viene percepito, ok? Tendenzialmente da questi dati noi dovremmo già capire che anche le obbligazioni in dollari a yield sono molto più rischiose rispetto a quelle europee. Chiaramente lato rischio rendimento, a un anno l'America vince, a 3 anni l'America vince, a 5 anni vedete che tendenzialmente sono in pareggio, ok? Quindi
direi attenzione, perché nel medio-lungo periodo, chiaramente con un rischio più basso e un rendimento rischio uguale, probabilmente preferirei questo. Nel breve periodo chiaramente c'è da valutare anche il rendimento delle obbligazioni a yield, che storicamente sono stati relativamente più alti. Chiaramente si può andare anche nell'ottica diversificativa di andare a diversificare anche gli ETF che vado a mettere all'interno del portafoglio di investimento. Arrivati a questa parte del video, arriviamo anche un po' alla ciccia, no? Quindi va bene, abbiamo visto anche gli strumenti finanziari, abbiamo capito quali sono i rischi di questi strumenti finanziari. Vi dico la mia: ad oggi cerchiamo un sovrappeso o sottopeso di questi strumenti finanziari? Io vi direi un sottopeso di questi strumenti finanziari. Perché? Perché secondo me non è questa il momento migliore per andare a sovrappesarsi di questa asset class. Attenzione, non sto parlando di eliminarlo. All'interno di un portafoglio anche gli high yield hanno il loro perché, assolutamente, a mio modo di vedere, l'ho spiegato anche tante altre volte. Quindi ipotizziamo un mercato azionario che magari scende, rimane piatto per 3, 4, 5 anni. Bene, questo non lo vedo possibile magari su una yield che scenderebbe anche lui magari il primo anno, però poi avendo delle obbligazioni che vanno a scadenza potrei vedere magari un recupero più immediato delle quotazioni, per esempio. Oggi allora perché non è il momento, tra virgolette, di andare ad acquistare questi strumenti finanziari? Ve lo faccio vedere attraverso un'immagine. Eccoci qua sul sito della Fed, dove vediamo che cosa. Questo è lo spread, cioè il rendimento che questi indici obbligazionari ci danno rispetto al rischio che viene percepito. Per esempio, cosa vediamo? Che nel 2008 il rendimento, anzi lo spread di rendimento, quindi rispetto al risk free, un high yield americano rendeva il 20% in più. Quindi ipotizzando dei tassi al 4%, la yield rendeva il 24% all'anno. Chiaramente eravamo in piena crisi di liquidità del 2008. Però vediamo anche 2016, crisi del petrolio, vediamo 2020 col Covid, insomma lo spread era arrivato al 9%, quindi se sommiamo il 9% magari a 2, 3, 4 punti percentuali base arriviamo all'11, 12, 13% di rendimento annuo. Ecco, a mio modo di vedere è proprio in queste fasi che si dovrebbe iniziare a comprare questi titoli, perché è vero che li stiamo comprando in un momento in cui il rischio è molto elevato, ma dobbiamo ricordarci che comunque di default noi stiamo comprando aziende comunque indebitate, che comunque non sono messe benissimo. E in questa fase, signori, vedete come gli spread sono schiacciati? Semplicemente ci stanno remunerando poco perché il rischio su questa azienda non è percepito. Quindi probabilmente nei prossimi 2, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi non succederà nulla, ma nessuno lo sa. E soprattutto nell'arco di 2, 3, 4 anni vedete com'è ciclico, che questi spread torneranno a salire e chiaramente le obbligazioni si abbasseranno di prezzo, ok? Se lo spread sale, il prezzo di queste obbligazioni scende, perché vuol dire che aumenta il rischio percepito, chiaro, aumenta anche il rendimento. Ecco che è lì che voglio andare a comprare quelle obbligazioni, perché tanto so già che sono rischiose, so che è un periodo difficile, ma ciclicamente dopo una tempesta, insomma, del tempo si schiarisce, e quindi io riuscirei in quelle fasi di mercato ad avere, certo, dei titoli rischiosi, ma magari in modo diversificato su una piccola parte del portafoglio, che mi permettono di ottenere dei rendimenti ben più elevati magari rispetto anche a quelli che vediamo oggi. Bene, detto questo, signori, da domani non è che vendiamo tutti gli high yield e aspettiamo la prossima crisi o lo spread che sale per fare all-in sugli high yield. Mi raccomando, rimettiamoci sempre i nostri obiettivi alle fondamenta del nostro portafoglio. Se volete una mano, queste sono cose importanti, cioè se continuate a investire alla giornata, come a me piace definire, quindi dai, io metto, gli spread sono bassi, ha ragione, eccolo qua, e allora vendo. No, non è così che si fanno soldi, ok? Non è così che si costruiscono le case devono avere delle solide fondamenta. Le fondamenta lo fanno negli investimenti, la fanno la pianificazione finanziaria, ok? Quindi se volete approfondire questo mondo, capire quali sono le fondamenta che stanno alla base degli investimenti, capire come si costruisce un portafoglio, ok, quest'ultima parte che vi ho detto è semplicemente la fine, la parte tattica del portafoglio, che però tendenzialmente nel lungo periodo non è quella la matrice principale del rendimento. Quindi anche qua, se avete dei dubbi, se volete approfondire questo tema, anche perché stiamo parlando dei vostri investimenti, quanto è importante il vostro portafoglio, quanto vi siete spaccati la schiena per risparmiare questi due soldi, link in descrizione, richiedeteci un'analisi gratuita, richiedeteci un appuntamento.
compilate il form, uno dei nostri consulenti finanziari indipendenti si metterà in contatto con voi e si metterà a vostra disposizione. Quindi mi raccomando, non perdetevi questa opportunità. Vi ricordo anche il webinar, ore 21, 29 maggio, puntuali. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi cliccando sul link che vi lascio anche questo in descrizione. Questo vale per gli spread americani, questo sempre al sito della Fed, sono gli spread europei, vedete che anche qua sono abbastanza schiacciati, non sono i minimi storici, però ci manca veramente, veramente poco. Detto questo, signori, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, un bel like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!